Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo o internet con la Basilica del Santo a Padova. Iniziamo la Santa Messa col canto Salgate Signore. Salgate Signore, l'inno della Chiesa, l'inno dell'amore che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, 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 per l'eternità. Una la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta, lodi a te Gesù, gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda quest'oggi San Martino di Tours, vescovo, una figura molto importante per gli inizi della Chiesa gallica, della Chiesa francese, molto venerato anche nella nostra Italia. Lo invochiamo perché sia vicino a noi durante questa celebrazione che vogliamo iniziare chiedendo umilmente perdono a Dio dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria nella vita e nella morte del Vescovo San Martino, rinnova in noi i prodigi della tua grazia, perché né morte né vita ci possano mai separare dal tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, ricorda a tutti di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini.
Anche noi, un tempo, eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Insieme. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Alleluia, alleluia, alleluia. In ogni cosa rendete grazie, questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea.
entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero? E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È molto nota e simpatica la figura di San Martino, uno dei pochi santi antichi non martiri, come il nostro San Prosdocimo, qui vescovo di Padova. Era nato in Pannonia, l'attuale Ungheria, era stato arruolato dall'esercito romano in quel corpo speciale che aveva l'obbligo di proteggere le autorità e di controllare il resto dell'esercito, e fu trasferito nella Francia, allora chiamata Gallia meridionale. Conobbe i cristiani, era catecumeno, quando durante uno dei suoi giri serali di ispezione vide un poveraccio intirizzito dal freddo e volle vestirlo. Distinto si tolse il proprio mantello, la clamide bianca, bella, pesante, faceva parte della divisa, e pensò che senza divisa non sarebbe stato riconosciuto nei posti di guardia, non avrebbe potuto rientrare in caserma. E allora fece due parti del mantello. Una parte la donò al poveraccio, l'altra se la accomodò sulle spalle e continuò il suo giro. Rientrò in caserma, si mise a dormire e durante il sonno sognò il Signore Gesù con alcuni angeli e diceva a questi angeli che lo assistevano: «Questo è Martino, è un catecumeno, però mi ha regalato metà del suo mantello». Al mattino andò a controllare il suo mantello, evidentemente con la necessità di sistemarlo, e lo trovò integro. Martino, pochi giorni dopo, ricevette il battesimo, continuò il suo servizio militare e, diremo noi, andando in pensione circa 20 anni dopo, si ritirò in monastero. C'era nella zona il vescovo Sant'Ilario che li fece da guida, divenne poi vescovo, continuando a vivere circondato da questi monaci come iniziatore ancora un secolo prima di San Benedetto del monachesimo occidentale.
Fu sempre affezionato al suo mantello, quello del miracolo. E dopo la sua morte, questo mantello passò nel patrimonio della casa reale merovingia. I re di Francia, per custodire questa reliquia preziosa, costruirono un locale apposito accanto alla chiesa. In latino medievale il mantello era chiamato cappa e quel mantello corto militare era chiamato cappella. E un po' alla volta il termine cappella designò anche il locale dove era custodito e si estese anche a tutti quei locali accessori alla navata principale della chiesa, per cui ancora oggi noi diciamo la cappella dell'Arca, la cappella di San Giacomo. E i custodi della reliquia di San Martino erano chiamati cappellani ed anche questo termine si è esteso a tutti i giovani sacerdoti collaboratori dei parroci, a tutti i sacerdoti cappellani a servizio, cioè delle comunità religiose femminili o delle curie vescovili. San Martino fu sepolto l'11 di novembre. Nell'Europa meridionale questo corrisponde agli ultimi giorni della stagione bella, per cui la figura di San Martino è stata abbinata alla tradizionale conclusione dell'anno agricolo. Era abitudine nei tempi antichi, concluso l'anno agricolo, che il contadino, il colono, il mezzadro, dovesse cambiare residenza. E ancora oggi i nostri vecchi usano dire fare San Martino per dire traslocare. E sono nate e sono state molte volte dedicate a San Martino le fiere franche, queste occasioni in cui, specialmente nel territorio della Repubblica Veneta, i contadini potevano vendere quello che non riuscivano a traslocare senza pagare tasse e, nella mancanza del controllo pubblico, riuscivano anche a smerciare qualcosa che potevano trafugare come occulta compensazione tra il dare e l'avere col vecchio padrone, per cui arrotondavano come potevano quel poco che potevano ritenere la loro paga. Ricordando San Martino abbiamo però trascurato la parola del Signore per la quale siamo venuti in chiesa e allora, proprio per non deludere, voglio recuperare una delle due perle che sono contenute nei brani di quest'oggi. La prima è nella lettera scritta da San Paolo al suo discepolo Tito, dove ricorda il dono, la grazia del battesimo, e la seconda è nel Vangelo di San Luca. Ve la ricordo. Quando Gesù dice ai suoi discepoli: ma non ne ho guariti 10? E gli altri dove sono? Soltanto uno è venuto a ringraziare. Questa parola ringraziamento è una raccomandazione che Gesù fa
anche a noi. È bello, è giusto, è doveroso ringraziare il Signore per tutto quello che abbiamo. E quando ringraziamo ci accorgiamo di quante cose il Signore ci ha dotati. Insegnate anche ai bambini a casa a ringraziare e fatelo in modo tale che diventi una abitudine, che rimanga anche nella loro prossima vita adulta, perché il sentimento della riconoscenza e la parola grazie sono tra le cose più gradite nel rapporto nostro tra persone. A Dio nostro pastore che ci guida per il giusto cammino e che non ci fa mancare nulla, manifestiamo le nostre necessità. Diciamo insieme, Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Per la Chiesa, sia segno e strumento della tua misericordia per ogni uomo e ogni donna. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Per le autorità civili, svolgano il loro compito con responsabilità, giustizia e onestà. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che ancora non ti hanno incontrato, possano conoscerti come Signore buono e come Salvatore. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Per i malati, nel corpo e nello spirito, trovino in te consolazione e conforto. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Per i paesi della terra dove si esercita il potere in modo distorto, si possa giungere presto a sperimentare la libertà. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Signore nostro Dio, tu sai quanto bisogno abbiamo di te. Non deludere la nostra attesa e vienici incontro con la tua bontà e la tua misericordia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Santifica, Signore, questi doni che ti offriamo con gioia in onore di San Martino e in mezzo alle vicende liete e tristi della vita, guida i nostri giorni nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Martino, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il
il vescovo suo delegato Fabio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la Santa Comunione si resterà tutti al proprio posto, in piedi chi desidera ricevere l'Eucaristia e seduti gli altri. Il corpo di Cristo viene distribuito sulla mano e si assume davanti al sacerdote. Terminata la distribuzione dell'Eucaristia, ci si siede e verrà effettuata la raccolta delle offerte. Il corpo di Cristo. Amen. Cantiamo il canto Dov'è carità e amore. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Già riuniti tutti insieme, Cristo amore, godiamo esultanti nel Signore. Temiamo e amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Preghiamo. Signore, che hai nutrito la tua Chiesa con l'Eucaristia, sacramento dell'unità, concedi a noi tuoi fedeli di vivere in perfetto accordo con te, perché, obbedendo alla tua volontà sull'esempio di San Martino, gustiamo la gioia di essere veramente tuoi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Cantiamo il canto E l'ora che pia. E l'ora che pia, la squilla fedel, le note c'invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave. Sola chi soffre nel corpo e nel cuore. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave.